allo studio distribuito di Gump Media Production. Notizie di tecnologia, e digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 3 giugno 2024, cos'hanno in comune Google, Spotify e Vodafone? Il copyright della lavatrice, meta a destra l'IACO e i dati degli utenti, ma anche privacy, SEO, porcellana, queste molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studi di Luguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio. Dallo Solerio di Milano, Michele Di Maio. Dallo Sluido dei Castelli Romani, Giulio Gubi. Buongiorno amici, bentornati su Digitalia. Buonasera ai miei colleghi in Timesync, Giulio Cupini, Michele Di Maio, alle console. Come a tutti, bentrovati. Allora. Qui, tra notifiche di copyright, di YouTube, lavatrici, robe strane, ma non corriamo troppo avanti, non corriamo troppo avanti, vi ho chiesto in pretrasmissione, ma magari lo dedichiamo anche, lo diciamo anche agli amici che ci ascoltano, questa roba della Kings League, ne sapete qualcosa, avete approfondito, guardate, partite, vi piacciono, è una specie di, è un torneo, è una specie di calcio, una variante del calcio. Sì, che coinvolge un sacco di ex, di ex giocatori, ma diciamo che io l'ho vista nascere anche come occasione per cercare di creare un pochino più di coinvolgimento della parte social, come dicevi giustamente tu, e quindi vive con molte regole, pensate per i ragazzi quindi ci sono delle dinamiche che cambiano un po' il calcio quindi partite dove puoi sempre cambiare giocatori all'infinito durano molto meno tempo e quindi c'è meno attenzione da dedicare 40 minuti invece di 90 tutto streamato su un... Twitch mm, tutto su Twitch devi fare un balletto prima di battere la punizione 7 <ride> non... contro 7 non capisco questi campi grigi eh... Certo, l'erba sintetica è giocata indoor, l'erba sintetica credo si possa colorare di qualsiasi colore nell'universo, proprio questo grigio, non lo so, il calcio nasce, no, nell'immaginario collettivo il calcio è la, la professionalizzazione, no, di, di un gioco che giocano tutti i bambini su un prato, l'idea è il prato, il verde, eccetera, renderlo grigio sa proprio di roba di, di metropoli, di asfalto, di... di, di... Neanche eh, di zona i, i, ragazzetti, I ragazzetti che giocano per le strade a terra c'è il cemento, l'asfalto e quindi tutto torna. So, anche, anche a livello di contrasto, di, 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 di immagine video. Ho provato a guardare una partita registrata su Twitch. In questo periodo ci sono i campionati del mondo in Messico, eh, c'è la nazionale italiana capitanata da Totti. Se non sbaglio, non saprei dirvi se gioca o non gioca perché non ho visto, non sono riuscito a trovare una partita della nazionale italiana. E, mm, Boh, non lo so, eh, stiamo, sicuramente miliardi ce ne hanno ficcati tanti dentro. Eh, poi, come tutto quello che è moderno, ci sono dentro streaming, Silicon Valley, robe del genere. Non fa mai male i, tutte le, il gota delle scommesse online, no? questa, questa bella fetta di umanità, quella che, che fa proprio bene. <ride> e, boh, vediamo, vediamo il futuro di questa cosa. È. Ex giocatori che stanno cercando di reinventare il calcio prima che lo sport di cui sono state leggende cada nel dimenticatoio perché i giovani hanno di meglio da fare che guardare le partite. O perché si compra tutto l'Arabia Saudita? <ride> Ma quello non lo so, secondo me l'Arabia Saudita sono quegli spauracchi, no? Ti ricordi quando, i, i, nel, quando eravamo ragazzini noi, almeno quando ero ragazzino io, il Giappone doveva conquistare il mondo, nel futuro produrranno tutti i giapponesi, l'elettronica sarà solo giapponese. giapponese, poi hanno buttato la bomba atomica, no, questa è dopo la bomba <ride> atomica, <ride> ah, okay, <ride> <tomica>. tu <Tutti ride> parli ancora dei tempi delle spade dei samurai e roba del genere, no, eh, io parlo dei tempi d'oro della Seiko, della Casio, di, di, di quelle mm. aziende lì, della, della sony che anche, ancora oggi c'è, cioè, ma a un certo punto sembrava che, no, questi giapponesi stanno facendo, prima copiavano tutti, poi hanno iniziato a inventare loro, era il detto, non so. Se l'avete risentito in questi anni a mm. proposito di qualche altro popolo orientale, tra vent'anni sarà tutto giapponese, eccetera. Poi a un certo punto qualche cosa succede. Giapponesi, recessioni, eh, casini. Eh, oggi i giapponesi, sì, certo, sono una potenza mondiale, ma certamente non siamo dominati dai giapponesi. Eh. Per quello che riguarda la produzione tecnologica, eccetera. Beh, eh, non so come siamo finiti dal, da, 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 da totti a, ai giapponesi, <ride> ma. Gli arabi ma, è sempre qualcosa. Gli arabi era colpa non degli ari. Si gli arabi. stufano, gli arabi, si stufano del pallone. Allora, Spotify, Vodafone e Google entrano in, in un bar. Di cosa parlano? <ride> Sembra una barzelletta. <ride> Parlano. Da quale vuoi iniziare? Sono come tutti gli anziani: parlano di chi non c'è più, <ride> di chi hanno ucciso. Una volta andava di moda una volta andava di moda il uh, Google Graveyard. Oramai tutti hanno il loro è un graveyard grosso per tutti, eh, sì. eh. Beh, però come dire Google ha sempre quell'esperienza in più, come vedremo anche <ride> oggi al cimitero, so. al cimitero eh, più grosso. Esatto, come, eh, come Google è il becchino col cimitero più grosso, vabbè. Eh, esatto. E vabbè, partiamo da Spotify che abbiamo annunciato che settimana scorsa stava scavando una grande fossa dove mettere tutti questi Carfing che aveva, eh, che aveva venduto e che stava per briccare, adesso. Uh, si sono accorti che c'è qualcuno che non era molto d'accordo. Voi dite: ma sì, per una questione etica, uh, perché viva il green viva il green, no, perché stanno per essere denunciati da una, uh, da nello, stato, nello stato di New York, da un gruppo di uh, persone che appunto avevano comprato questo aggeggino, e quindi uh, la risposta è stata ah, okay, è stato ok. Allora, ragazzi, chiamate il call center che uh, vediamo, di, vediamo di appararci. Non si sa bene cosa succede perché poi non hanno ancora non hanno iniziato ancora a prendere le telefonate si potrebbe, potrebbe esserci un qualche tipo di... Però no, no, eh, dio, di... Di un rimborso di 90 dollari di rimborso, Beh, perché sì, se viene sì, se, se accettato. Se, se hai la prova d'acquisto, la sei conservata, lo scontrino. Ah, poi ti danno 90 dollari in buono per canzoni su Spotify. Esatto. Per 90 euro per comprare canzoni su Spotify. Ma... <ride> no, no, no. Però devi essere già abbonato. Eh. Ah. <ride> solo, solo se sei un nuovo abbonato, ah, ecco ecco ecco, va bene, toccami il banner ehm ma Tra l'altro c'è stata un po' di polemica perché una delle proposte che sarebbe stata veramente il top, il top era, cara Spotify, Mh, cosa ti costa? Apri i sorgenti di Carthing, permettici di no, eh, metterci le mani dentro, di realizzare dei, dei, dei firmware... Uh, dei firmware in casa, dei firmware alternativi, in modo che possiamo continuare a farlo funzionare, eccetera. Ovviamente la proposta è cascata eh, nel meme dove tutti dicono una sciocchezza nella riunione, poi esatto. la la <ride> lo, la lo buttano dalla finestra. finestra. Sì. Quello. Esatto, esatto, esatto. esatto. Finestrato. Io, la prima volta che ho, le, che ho visto quel meme lì, eh, mm. ho visto che parlavano di, di, parlavano di siti internet e di, di come ottimizzare i siti in modo che... Migliorare le performance del sito in modo che più utenti lo visitassero. E, e, e c'è uno che dice: Mettiamo pu più pubblicità. E l'altro che dice: Un'altra cacchiata del genere. E il terzo che dice: Ma perché non togliamo JavaScript e facciamo in modo che, che, cosa? E ovviamente che, che funzioni velocemente il sito? E ovviamente il tizio lo tira fuori dalla finestra. Quando ho visto quella cosa lì, ho immaginato Giulio Cupini a una delle sue riunioni. Ti giuro, Me voglio io. sentire queste cose. Eh, tutte meeting. volte eh, che lo vedo penso a Giulio. Quando Giulio vedo... Cupini devi ve... sapere che lui quando va in riunione, va con il paracadute, <ride> <ride> con il casco e il paracadute, perché non sai mai cosa Non può sai succedere. mai che può succedere, <ride> soprattutto quando sono tipo all'ottantesimo piano di un palazzo, lui dice ah, dal decimo in su paracadute. <ride> ok <ride> Oppure non accetta, perché oramai Giulio può, può permettersi mm. di imporre la sua volontà perché ha la certo. fama, eccetera. Non accetta nessuna riunione che sia più in alto del primo piano. <ride> <ride> Oppure comincia a andare nelle riunioni con la mazza. No, esattamente, <ride> esattamente Ma vi dicevo, non è solo Spotify, perché abbiamo Google che vabbè, è abbonata, e Vodafone che ha ucciso i suoi dispositivi smart. Eh, Cos'erano i dispositivi smart di Vodafone? Qualche anno fa, qualche due anni fa, Vodafone <ride> ha presentato: è giustamente più di uno, quindi possiamo dire che è qualche. Eh, certo, assolutamente, ma è meno di un fottio. Ehm... Presentò in prima pagina sul suo sito questi dispositivi che avevano una SIM integrata e che permettevano, facevano prevedere quello che sarebbe stato il futuro roseo dovuto al 5G, un Internet of Things, ogni cosa con una connessione dedicata e in particolare, mi ricordo benissimo, un collare per cani e un dispositivo da mettere sulla bicicletta che forse faceva anche da luce frontale e posteriore della bicicletta sì, sì, sì. che permettevano la localizzazione, la trasmissione dei dati e tutto quanto, la localizzazione sì, del cibo. Per cioè. far vedere le potenzialità delle IC. Esattamente e niente ragazzi come è un po' spoilerato no, come finita questa andando. storia Vodafone ha preso la vanga e sta scavando anche lì una fossa dopo che aveva già nel 2022 in realtà ha eh, praticamente eh, ad, anzi aveva già eh, terminato le vendite che sono andate vale tipo sei mesi le vendite di Sergegini e insomma ha deciso di, di briccarli credo anche quelli eh, perché hanno preso, ha in... hanno preso un consulente che prima lavorava a Google Secondo, secondo me c'è una posizione no? tipo <ride> vice president of <ride> come quel film di George Clooney dove faceva quello che licenziava la gente da esatto vice president of killing products una, una cosa, cosa del sì. genere esatto. allora, arriva si mette i guanti eh ragazzi <ride> professionista oggi e tocca a me oggi tocca a me vediamo cosa chiudiamo ti risolvo tutti i problemi assolutamente comunque, comunque anche Spotify era partita dicendo che non avrebbe rimborsato Stato nulla E poi, come diceva Michele, c'è stata questa azione che ha fatto cambiare rotta. Vanno usate sia associazioni consumatori che tutte le, 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 le attività di pressione che si possono fare perché sarà una cosa sempre più comune e quindi far sentire un po' la voce eh, è importante farlo perché poi qualche risultato si ottiene. E diciamo anche che Elke che ascolta Digitalia si anche un po', ha avuto un po' di strizza dopo la nostra puntata. Ah, certamente. E muoviamo, muoviamo le tempeste. E che Google metta un prodotto nel dimenticatorio non c'è proprio da stupirsi, non farebbe neanche più notizia su Digitalia. Ma questa volta fa notizia perché nel cimitero dei prodotti di Google ci finisce un prodotto che nessuno sapeva neanche che esistesse. Cioè l'hanno ucciso ancora prima che. Ed era la chat. Legata a Google su Maps, Google business, su Google Business. Io eh, me la ricordo in realtà. Anch'io, È anch eh, bestiale. Siete, più, sì, siete sì. più colti del giornalista di The Verge. Era di, allora, era The Verge sì, forse ah, sì, sì, sì. Sì, eh, sì, sì. La sì, verga sì. Mm. Okay. Quando, vai, quando hai un business eh, diciamo legato ad una posizione locale su mappa e comunque vuoi farti vedere, eh, Google metteva a disposizione un po' come fa anche Facebook o Instagram la possibilità di localizzarti in quel posto e poi di rendere disponibile per chi avesse necessità di qualche informazione un contatto diretto per dire a che ora apri, a che ora chiudi, le classiche informazioni da, 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 da posto fisico. E, ed era una cosa che quando veniva abilitata l'ato esercente faceva comparire vicino ai punti sulla mappa, oltre al chiama e dammi le indicazioni, anche il chat. E quindi poi avevi anche un rating su quanto tempo ci mettevi per rispondere, oltre un'ora, dopo un'ora, eccetera, eccetera. Quindi era anche una cosa utile quando utilizzata. E comunque, purtroppo, non c'è più. E quindi, Come realtà, tutte le cose belle, eh, sicuramente utilizzata poco e non mantenuta, anche per questo credo ci vedo anche una mossa sempre anti antitrust no? per cercare di levare servizi ah, okay. aggregati non l'ho vista sottolineata nell'articolo ma mi sembra che sulla messaggistica ci sia particolare attenzione quindi ridurre un minimo di presenza può disaggregare un po' eh, abbiamo visto che Maps adesso è molto difficile beccarlo dalla search classica e quindi secondo me è in una riorganizzazione più legal che tech ok ci, ci, può, ci può anche stare ci può anche stare Notizie, notizie un po' particolari arrivano da Patrick Breyer. Siamo nel, sempre nei, nel partito pirata europeo, Patrick Breyer, è possibile. Sì, eh, sì, amichele, sì, sì, direi proprio di sì. dalla sono, bandiera che sventola in cima al suo sito. Sono gli unici che ci eh, tengono aggiornati e informati su queste, su queste cose. Un po' particolari e anche un po' pericolosine. Eh, sapete che da qualche tempo gira eh, c'è questa proposta di legge eh, legata ai controlli delle comunicazioni, tentativi di indebolire la criptografia end-to-end. End. Eh, questi ultimi rumors dicono che eh, mentre sembrava questa legislazione andare verso il dimenticatoio e venire affossata, sembra che in qualche modo potrebbe. Eh, raggiungere di nuovo la maggioranza grazie all'astensione della Francia che prima pensava di mettere un veto e eh, contiene il motivo per cui la Francia ha rinunciato al veto è che hanno aggiunto queste eh, indicazioni sulla eh, possibilità di bloccare gli utenti di impedire agli utenti di condividere foto eh, e link se gli utenti non accettano che il software scannerizzi eh, i propri documenti eh, alla ricerca di materiale SISAM. Sì, esatto, la Francia potrebbe togliere il veto, o si potrebbe andare avanti con quella che era la proposta originale, nonostante poi i, quelli che sono, credo, fondamentalmente gli avvocati del, del Consiglio. Del Consiglio d'Europa hanno già detto: ragazzi, non è che qua si può, uh, si può scannerizzare tutti i contenuti di tutte le persone che al 99,99999% non stanno facendo assolutamente niente di male, e i governi, e io ho detto. I cazzi, no, pare non gliene, freghi, non gliene freghi granché. E eh, il 4 giugno, eh, in realtà, domani, domani, domani potrebbe esserci una nuova, un nuovo aggiornamento perché pare che se ne, se ne discuterà ancora. Sì, e infatti sì. temo molto l'effetto elezioni, no? che cerchi di fare le cose sotto traccia in una fase in cui cambia tutto a livello europeo, e quindi chi è un, in uscita cerca di, di lasciare lo strascico che poi non venga commentato a livello di opinione pubblica per via delle elezioni quindi il rischio c'è. Cioè, eh. Tra l'altro domani è anche un bel anniversario eh, perché domani tiene <ride> <ride> a bene. Piccolo, piccolo anniversario. Giulio dai un occhio alla nota su, su Slack che forse non lo stai leggendo sì. eh, robe, robe veramente preoccupanti questa cosa di no, era, era Apple che aveva eh, implementato e poi eh, dietro a furore popolare Rinunciato a introdurre questi, uh, questo software, questi algoritmi di scansione in locale, cioè il telefono che diventa spia, il, nostro, il telefono che spia l'utente per conto dell'autorità. De, dell era ehm, ro una roba talmente brutta che anche Apple, che di solito quando parte per una direzione no, non, lo, non lo cambia nessuno, ha detto ma ah, ci fermiamo un attimo perché forse abbiamo passato il segno, ne ridiscutiamo, eccetera. Era. Più di un anno fa da allora è caduta lettera morta. Eh, vuol dire che veramente hanno capito che era una roba oltre ogni limite. Il sì, fatto tra... che... Ma, no, 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 il fatto che oggi rientri dalla finestra sotto mandato legale fa abbastanza paura. Però non vi preoccupate perché non sarà obbligatoria, semplicemente se dite di no, fondamentalmente tornate agli sms perché eh, secondo la proposta sia appunto la, il. La persona che utilizza il dispositivo, eh, non potrebbe se dice di no, appunto, a questo tipo di controllo, non potrebbe più scambiarsi foto e video di qualunque genere, tornando fondamentalmente all'epoca degli sms. Si sì, all'età della pietra. La, 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 la CEO di, di Signal ha detto che, che se passano leggi del genere, semplicemente, ritirano l'app dal territorio europeo. E... Ci credo, riesco, riesco a capire. Una roba. vabbè. Grazie. Tanto, tanto ne parliamo solo noi di queste cose. Il, il, il partito pirata è Digitalia, non si capisce. Non si capisce queste sensibilità nel nostro no, tra territorio. Tra non esiste. Faccio, faccio un piccolo inciso dal punto di vista dei programmi anche elettorali, stiamo mappando per altri temi un po' le attenzioni che vengono date su alcuni dei temi, ovviamente a livello di programmi in Italia, e la cosa grave che invito un po' tutti gli ascoltatori a cercare di farci caso quando voteranno è che si parla solo di questioni nazionali. E, e, e si mandano candidati che poi non andranno, ovviamente, che è altrettanto grave. Ma poi, comunque, all'interno di questi programmi non si fa nessun accenno a regolamentazioni europee su cui dovremmo dire la nostra, quindi anche. Politica locale, provare a spingere se avete un rappresentante di riferimento, e a volte ce ne sono, di far capire che invece bisogna parlare di queste robe qua. È veramente importante. No, nei programmi non si va oltre a. Le abbiamo fatto l'IAI Act, però dobbiamo stare attenti all'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, qualunque cosa voglia. Eh beh, ma Per noi, noi l'Europa è diventata un po' come il cestino della spazzatura di Windows, una roba del genere, eh, cioè, eh, tutti, sì, tutti ci, ci si fa una grande retorica, ah, l'Europa è importante di qua, l'Europa è importante di là, poi in Europa ci finiscono solo i nostri politici trombati, quelli che dalle nostre parti non li vogliono tra le palle perché hanno perso consenso o perché non sono presentabili per altre cose, li ficcano in steliste e finiscono tutti, tutti laggiù come se appunto fosse un parcheggio eh, do, do dove sistemare poltrone e non avesse nessuna importanza, proprio... Boh, proprio oggi che il nostro Presidente della Repubblica ha detto che dobbiamo cedere sovranità popolare all'Europa e ci sta, se decide di fare l'Europa è, è quello che succede fondamentalmente, andarci a, a, a ficcare proprio i, i, i migliori dovrebbero andare laggiù, i migliori, no? invece ficcarci i nostri rifiuti eh, eh, insomma, non, è, non è proprio una buona, una buona politica appunto. Però meno male che i migliori rimangono qua perché... Eh! Appunto, com'era quella dell'astronave? Cos'era? Era, era, sì, era qualche libro di Douglas Adams no, che facevano le astronavi Ah, dove Dic mettere tipo i miei, Sì. Dice, prendevano tutti, tutti no, bravi si no? Dicevano: guardate, la terra è la la. Pianeta è perduto, il Sole esploderà e quindi dobbiamo migrare, andare via, eccetera. Abbiamo iniziato con, a creare due astronavi e a selezionare le persone più importanti che, che, che dobbiamo salvare per prime, poi tutti noi seguiremo con le altre astronavi. Intanto, lì sopra mettiamo. Eh, no, Stilisti, <ride> parrucchieri, eh, politici, sterilizzatori di telefoni pubblici, tutti quelli che in realtà dovrebbero essere meno utili alla società, e li hanno, li hanno mandati nello spazio. E, e poi tutti gli altri in realtà non sono partiti, sono rimasti sul pianeta. Eh, con grande scorno, qualche anno dopo si è scoperto che in realtà la bufala era vera: il Sole è veramente esploso e questo pianeta è finito. E fondamentalmente nel libro si scopre: ve lo spoilerò, se non volete essere spoilerati, cliccate sul tasto, del, del, sul tasto forward un paio di volte del capitolo successivo e fondamentalmente le stranaglie si schiantano, schiantano su un pianeta pieno di scimmie, danno vita alla civiltà e diventa il pianeta Terra la civiltà umana per cui noi siamo i discendenti dei politici sterilizzatori di telefono, e si spiegano, cose, si spiegano tante cose ha molto più senso delle altre teorie scientifiche. Eh, cioè, rispetto al Big Bang <ride> qui è tutt'altro no? modello standard simmetrie varie, roba del genere che ce ne frega de... no, allora mai... Secondo Chat GPT, e quindi veri, veri, verificate, era in ristorante al termine dell'universo ed erano i golga frincani, sì, frincani, sì, esatto. sì, sì, Golga frincani, esatto. In Ci studevano poi i sanitizzatori di telefono. Eh, me la ricordavo questa del middle management. E ecco il middle quindi, management, sono questo sono Sempre, a... sempre, <ride> sempre il middle management. Ciao, Michele. Va bene, questo leak bestiale da Google, che cosa, che cosa è venuto fuori? Eh, tanti, tanti temi, perché nel, nel mondo diciamo, dello studio empirico del motore di ricerca, nel corso degli anni si è sempre cercato un po' di capire. Eh, quali potessero essere realmente i fattori che favoriscono o meno il posizionamento di un sito per andare a lavorare sia sul punto di vista tecnico che sul punto di vista dei contenuti? E si è sempre lavorato un po' per ipotesi, eh, e tante cose Google le ha anche sempre negate, dando un, una spiegazione che alcuni fattori che venivano evidenziati come importanti in realtà non lo erano. È uscito invece un set di documenti molto molto vasto eh, che sono figli di una revisione tra il 2019 e il 2021 in alcune, in alcune sue forme che invece dettagliano a livello tecnico alcune aree del funzionamento dell'algoritmo eh, ed escono molti temi. Uno dei temi più importanti che è stato sempre negato da Google è che invece c'è una raccolta fortissima di informazioni da Chrome, ma soprattutto sulla parte di navigazione, quindi la scala di navigabilità interna da parte dell'utente viene mappata per favorire o meno il posizionamento, quindi clicchi, navighi, ti interessi buono pollice su esci fuori male pollice giù e quindi questo diventa un parametro di posizionamento di dati raccolti all'interno del browser e ce ne sono poi tanti cioè, lanci il sito nuovo finisci in una sorta di sandbox per diversi mesi per vedere come ti muovi in termini di contenuti c'è un authority score molto importante che viene utilizzato per favorire le menzioni da parte di altri siti, e quindi su quello anche Google ha sempre negato, invece c'è una connessione diretta con l'attività di linking molto forte. E quindi ci sono dei dettagli che sbugiardano un po' quello che Google ha detto nel corso degli anni, negando alcuni aspetti, che invece danno evidenza del. Cioè, fondamentalmente del... Google, Google ci ha preso per il naso tutte le volte che è andata a dire no, questo no, ma è vero che i, non i risultati che... tutto. assolutamente no, è eh, certo. Eh... Sì, sì, ovviamente è, è, si, si collega un po' anche a, al casino che è successo in questi, questi giorni sul tema delle, delle AI summary, delle AI snapshot su, sul motore di ricerca e, e col casino che è successo è quantomeno sospetto il fatto che sia uscito questo grosso leak che di fatto non danneggia se non in parte la reputazione, come danneggia invece il rischio reputazionale che, che continuano a fallire sulla parte delle AI e quindi è anche possibile che sia stato un po' pilotato. Eh, però, comunque, al netto di questo le informazioni sono, sono grandi, sono importanti, e poi fanno, evidenziano una Google che fa fatica a restare al passo coi tempi, perché questo algoritmo centrale del motore che comunque non dovrebbe parlarsi per sua. Etica all'interno dell'azienda con nessun'altra funzione aziendale perché non dovrebbe essere influenzato da nessuna fonte di, di revenue di altri, di altri settori è evidentemente connesso ad altri business. Lo abbiamo visto durante la causa che si parlavano costantemente con la parte del, dell'advertising eh, e hanno sempre detto di no. E lo vediamo adesso invece con questo passaggio di dati da Dita Chrome, che tra l'altro è anche. Questa cosa, cosa che, che appunto che il numero di click che fanno gli utenti su, sui risultati su un sito vada a influire sul ranking eh, questo link non, non è possibile che porti alla creazione di click farms con computer che cliccano sui link a caso cambiando ip e mostrando interesse e traffico dove in realtà non c'è assolutamente Beh, ma già esistono no, sì, sì. È confermato, perché finché prima era El Sibo forse non si sa allora, eh, allora magari uno Prima di investire in una click farm magari eh, ci, pensava, ci pensava un attimo. Ecco, adesso che si sa che non si sa quanto, ma comunque influisce, ecco, già adesso i risultati di Google sono quelli che sono, figuriamoci da qui ai prossimi mesi. Se avete pakistani o indiani da suggerire? Sto assumendo <ride> <ride> Cliccatori, <ride> cliccatori. Vabbè. Oh. Abbiamo visto i turchi meccanici e eh, ci, ci, ci sta... No, concetto, il concetto interessante comunque, voglio solo evidenziare un punto tra tutte le varie cose Leak mm. e anche la parte dell'autore, eh, su cui invece si, si può fare un lavoro secondo me di qualità, andando anche a, a immaginare che sia sempre più importante anche nel mondo dell'intelligenza artificiale, che sia Gemini o GPT, nel senso che è stato classificato il valore autoriale con un ranking che prescinde il dominio. Quindi se Franco Solerio viene ritenuto importante come entità, nel momento in cui Franco Solerio porta la sua voce su un sito che magari non ha un posizionamento di qualità di per sé, però gli fa ereditare la sua fiducia e questo Google lo premia. Questo è un percorso che Può essere interessante perché mh, ad oggi è molto legato al dominio, mentre invece lavorare sull'autorevolezza dell'autore per favorire il posizionamento dove l'autore va e tocca eh, permette, eh, permette chiaramente anche al valore eh di pensarsi di più. E questo può portare a eh, eh, circoli sì. virtuosi di, eh, do, sì. do, dove, dove la firma ricomincia ad avere la sua importanza no? invece sì, di, sì. Di, di perdersi. Eh. confermo che è un tema da approfondire perché può essere invece un qualcosa di apprezzabile da questi leak che invece può essere sfruttato in maniera più positiva. Mm, assolutamente. Mi piace questo Franco Solerio come entità, <ride> è un'immagine eh. coerente. Con... Solerio Entity. <ride> e A proposito della, della, delle AI overview, dell'inserimento delle dell di queste riassunti a intelligenza artificiale in cima alle ricerche che, che la settimana scorsa ci ha dilettato con la colla sulla pizza e quanti sassi mangiare e roba del genere, eh, c'è stato un po' di analisi post mortem, come si suol dire in questi casi. Eh, L'avete un pochino letto sia sì, il commento di sì, Google sì. sia. sia... Ma si collega un po' anche a quello che dicevamo dei leak, nel senso che il motore di ricerca ha una sua struttura interna mh, piuttosto, piuttosto chiara nel modo in cui funziona nel posizionamento dei contenuti e quindi chi si occupa di SEO può farlo a fini di far emergere un contenuto tra un miliardo di ricerche ma che magari può essere un contenuto oggettivamente di qualità e quindi portare qualità o in molti casi spammare e far uscire fuori contenuti scarsi su, su una parte organica che invece dovrebbe essere oggettivamente la qualità per definizione se tu su questa struttura che, di cui ancora questa dicotomia non sei riuscito a risolverla ci costruisci sopra il blocchetto dell'intelligenza artificiale che da lì prende l'infa tu quell'errore di base, lo erediti, togliendo però l'antivirus principale che oggi è la scelta da parte del, dell'utente di non cliccare con l'informazione. E dice che questo è Onion lo salto, mm. ecco, mi esatto. faccio una risata ma so il, il contesto, contesto, so come pace. prenderlo, certo. Nel momento in cui tu levi la scelta e diventa un summary, e il summary per definizione dovrebbe essere autoconclusivo e lo basi su questo errore, Ecco il problema. Eh, quindi o, oggettivamente Google si trova in una situazione dove avendo a disposizione una quantità enorme di fonti, ma essendo fonti che possono essere eh, indicizzate in maniera spinta da, 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 da mani esterne, se su quello lavori senza nettizzare un po' il lavoro che stai facendo, eh, c'è un casino, anche perché poi su Google ci vai per temi sanitari, ci vai per temi... Eh, De, de, de finanziari, ci vai per tante cose sensibili e quindi eh, a, a me sembra una società che sta facendo fatica a fare rollout anche di test interni. Vi ricordate quando sono uscite il generatore delle immagini che c'era Napoleone eh, certo, Nero? Certo, no? cioè, certo. È proprio un momento di confusione. E poi continuo a vedere le, le interviste di PCI. Non ci siamo, anche proprio in termini no, di... Non cui... ci siamo, Picciai, la del Capopini, eh. Pichai, non, ci, non ci siamo. Ultimatum, ultimatum, ragazzi. Ultimatum. Vabbè, fa, parte, fa parte della naturale evoluzione di queste, di queste aziende. Google oramai sono... da sempre in realtà, non è mai uscita dal suo prodotto core. Uscire dal prodotto core è sempre molto, molto complicato uh, e... C'è ad altre aziende eh, come Microsoft che doveva essere... Io però essere scusa veicchiato. Michele se, se, Beh, ti, no. se ti interrompo, ma perché mi fa impazzire a me questa roba, perché tu sei nel sì. mercato dell'informazione no, da tanti anni. Io Google. tu, leader, tu Google. Ok. E, e sei in questo mercato dove hai fatto i fantastiliardi di profitti, appena hai fatto un dollaro di profitto in meno, non che sia andato in negativo, hai licenziato i fantastiliardi di gente... E poi ti ritrovi in una situazione dove hai prodotti scarsi. Secondo me, al netto del mercato che cambia, c'è anche un tema di non aver trattenuto questi talenti, perché tu sei nella posizione ideale per poter avere una buona idea in questo campo. Non ti dico di dover rivaleggiare, ma siamo a livelli di Google Plus. Diciamo che cioè, hanno, avuto tutti, hanno avuto tutti paura, come ai tempi di Google, Plus, che questa cosa delle, delle reti neurali, dei sistemi generativi. Eh, rovesciasse il mondo e non volevano fare il, la fine di Microsoft con l'emergenza del, del web, non volevano fare la, la, la fine di, di, di tanti altri con l'emergenza dei social, eccetera. E hanno tutti, sono tutti disruptors che hanno paura della disruption, no? e, e a volte le reazioni sono inconsulte, però certo, nessuno, nessuno vuole essere Steve Ballmer. E, Probabilmente nel momento in cui hanno pensato di dover cambiare, hanno visto che Microsoft, dopo aver stentato per, per, per un decennio eh, con Balmer, nonostante ricordiamo che Balmer dal punto di vista tecnologico dell'innovazione di quello che vediamo noi appassionati di tecnologia è, un, è stato un pessimo personaggio ma se guardi il portafoglio degli azionisti di, di, di Microsoft Balmer è, sta, è, è un eroe che gli azionisti di Apple, di, di, di Microsoft hanno la statuetta di Balmer in casa, in ingresso eh, però appunto Balmer è stato quello che ha ingessato Microsoft la burocratizzata, non ha visto che e il mondo un stava cambiando era un, commercialo, era un commercialone certamente, Balmer certamente Consolidato cioè, ha avuto l'opportunità di consolidare quello che già aveva Microsoft chi, chi, chi lavorava in Microsoft ai tempi di Balmer dice che era, era, erano memorabili le, le, le arringhe che faceva alla, alla, ai dipendenti quando si presentava lui sul palco erano una roba che caricava mille eccetera, però certo era il suo personaggio però dall'immobilismo di Balmer sembrava che Tirare fuori l'indianino Nadella ha detto: Beh, basta, cancello tutto. No, Windows non è più il nostro punto di forza. Lo apriamo, lo diamo a tutti. Google, eh, come si chiama? Office, open su tutte le piattaforme. Non è la, più la nostra vacca da moglie. Ma i soldi arrivano di lì? No, fregate, ve ne ve lo dico io. Il futuro è cloud. Di qua e di là. E la scommessa Nadella l'ha vinta. E il board di Google ha detto: Vabbè, se gli indiani sono così fighi che Nadella <ride> ce l'ha fatta, noi ci abbiamo appiccicati. <ride> come si <ride> chiamava il cugino di Nadella quello <ride> simpatico eh, dai, quello che c'era al party l'altra volta dai. che raccontava le barzellette sull'intelligenza no, artificiale esatto esatto quello lì proprio così, proprio così. <ride> e, e vedremo eh, però è... per ora per ora certo le figure non sono però le bocce sono in movimento non lo sappiamo ancora quanto stravolgerà il mondo la tecnologia delle reti neurali per ora ha stravolto, ha stravolto Wall Street, nel senso che i miliardi si sono asciugati in un, da un mucchio di, 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 di rivoli e sono tutti confluiti in quella direzione lì e continuano a confluire. E... Ed è da capire quando, da questi miliardi quanti ne possano uscire, perché poi ancora certo. eh, non è che Google sta perdendo una battaglia che qualcuno sta vincendo nel frattempo, almeno dal punto di vista del profitto. No. che è ancora da capire il business model come può andare in questi casi. Però, cioè, immaginati se Grok avesse detto di mettere la colla sulla pizza. Cos'è? <ride> sarebbe successo. E eh? lo Musk ci vuole avvelenare tutti. Eh, no. mi Sembra che un, po di, un però... po' di cacca gli è arrivata. Sì, però, però, la... però <ride> insomma, gli è arrivata. Ma... Intanto, quelli che si stanno un po' agitando per questa roba di, di Google AI Search sono gli editori. Gli editori che iniziano a pensare che forse questa un roba un po' di qui, meno di persone cliccheranno. E beh, insomma, sì. alla fine dei conti, se prima il loro principale o uno dei principali driver di traffico era un elenco di link tra, per cui loro combattevano per essere in cima. Eh, oggi tutto questo finisce sotto il fold, fuori dal, 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 dalla prima pagina dei risultati di ricerca, in favore di una vocina che di fatto dice già quelli che sono i contenuti degli articoli più rilevanti. No? Eh, cioè, qualche motivo di, di preoccuparsi ce l'hanno. Sì, poi come al solito hanno qualche motivo di preoccuparsi perché hanno anche basato il business model su quello che in questo momento, eh sulle stesse aziende che in questo momento, in realtà non è in questo momento perché poi stavano già cercando di ucciderli, vabbè, prima era più meta per tutta la questione delle, degli snippet, beh, addio anche Google News perché erano gli stessi discorsi che facevamo anche con, con Google News. E poi era appunto sono, sono gli editori che dall'interno della loro bara vedono chiodi. Dopo ci sarà un futuro con delle tipo le riserve indiane, no? delle zone dei vasti prati? Così cioè, dove, amore, quelli sono publisher. i publisher <ride> esatto, <ride> <ride> con il cappello piumato. Sai? Quello, Beh, visto, oggi si è licenziata la direttrice del Washington Post. <ride> <ride> Quindi, sai a uno a uno, me la sono persa. Spiegazioni, motivazioni. Ah no, non, non l'ho letto, però do almeno dato per scontato che fosse la situazione finanziaria del Washington Post, che è tra i giornali americani che se la godono peggio. Il Washington Post è Bezos. Bezos. è Bezos. Eh lo so, però Bezos, ok, compriamo i giornali per far vedere che eh, abbiamo anche quello a portafoglio, però vuole, vuole il ritorno. Noi baluardo della democrazia, vabbè, ok. E non sono solo gli editori delle notizie, delle, degli articoli a preoccuparsi, ma anche dalle parti di Hollywood iniziano a sentire un po' la sedia che scotta. Ve lo ricordate quel servizio, anzi questo se non era ancora un servizio, era più un LLM che aveva prodotto una puntata di South Park eh, senza sì. <ride> insomma, coinvolgere eh, Trey Parker e Matt Stone, eh, ecco eh, si chiamano Fable Studio e eh, pare che stiano per lanciare un servizio in cui, Sempre partendo da cartoni animati un po' in stile South Park, ma e oggi cartoni animati in stile South Park. Certo, certo, certo. Eh, sarà possibile far progredire la storia. Quindi far generare al modello delle puntate sulla base di eh, quello che appunto vuole, il, eh, vuole lo spettatore. Cosa potrà mai andare storto? A parte, io non so come faranno a, a frenare il porno su per una situazione del genere perché. No. Se lo, quanti... se, lo, se lo frenano, si tagliano le vene da soli, esatto, tra l'altro, e poi, allora, io onestamente ho qualche difficoltà a pensare che questo possa essere come modello, qualcosa di più del, dei, dei film in 3D. Perché dici, eh? io dico perché vedo sempre quella voglia di eh, abbandonarsi, a cioè, sono, sono fruizioni passive. Quelle di film essere TV. E mm. appunto l'avevamo visto con la, 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 il, la puntata interattiva di black mirror bell'esperimento pensare che le persone ecco dopo la prima puntata stiano lì a, a scrivere il prompt per un'altra puntata non lo so no le non persone so. no le persone no ma una nuova categoria di creator alla okay. fine la, la, la fanfiction è una cosa che è sempre esistita è che poter produrre fanfiction con delle, delle caratteristiche che sono pari magari non oggi non domani ma dopodomani pari alla, alla, alla produzione originale dire no eh, magari non, non avremmo dovuto aspettare vent'anni per, per vedere completare la trilogia di star wars o, o qualche roba del genere no tu vai su youtube su twitch o su quello che è il, il servizio video di turno e trovi eh, rincate ovviamente in cima dici voglio eh, Voglio vedere come prosegue la storia di Twin Peaks, eh, ok. no? sì. E, e trovi. Scritta trovi. da J.J. Abrams. Tutti, oh. Trovi tutta oh. la roba. Perché no? Come se fosse stata scritta da J.J. Abrams. Ma alla fine dei conti, cosa chiediamo oggi a mezzogiorno? No, fammi eh, prendi questa foto di Michele Di Maio, mettimelo sì. su un treno e con lo stile di Van Gogh. E alla fine l'abbiamo fatto tutti quelle robe lì. Se il giorno che è possibile in video dice fammi vedere come sarebbero state le sette puntate successive di Twin Peaks, come se fossero state scritta e diretta da jj abrams perché no se alla gente piace finisce in, in alto nel ranking sullo, sullo youtube di turno e, e fa successo i publisher qualche cosa da preoccuparsi ce l'hanno il, il servizio lanciato adesso in, in beta si chiama showrunner eh, puoi mettere l'email ti contattano nel momento in cui ti invitano a Partecipare come produttore di, di, di questo tipo di contenuti, ma ci sono già intanto dei contenuti fatti da loro con questo sistema. Io ho guardato quello che si chiama Exit Valley, che Vai, è, un tra, di... è un incrocio tra Silicon Valley e South Park. Insomma, rispetto a quello che abbiamo visto, cos'era sei mesi fa che c'era quel, eh? quel, quel cartone che andava avanti 24 ore su 24 che era, era non, no, non era totale cosa, era quello di Twitch ma era generativo anche quello sì sì certo, certo. Eh, ecco, eh, però era assolutamente non senso. Cioè. invece qui cioè, vedi un, un vedi un una puntata che ha una trama, un senso, de, de, de cose fatto compiuto. Alla fine dei conti, sono molto poche, se non quasi nessuna, le cose che stonano. Certo, è il cartoncino animato in stile South Park. Che Però alla è fine anche dei conti Beh, è l'inizio, eh. ragazzi. Cioè, tu immaginati se qualcuno potesse dire: Fammi una, la puntata, appunto di Twin Peaks. Eh, non lo so, la gente Cooper eh, scopre il suo fratello segreto che è Paul Newman, e non so, capisci? Non c'è limite alla, alla, alla fantasia. I, I Hollywood iniziano veramente a preoccuparsi per questo tipo di esplo. Poi appunto può finire tutto in un, in un nuovo inverno dell'intelligenza artificiale, ma per ora, per ora va avanti, eh, questa cosa per ora vediamo tutte le settimane. cose sì, sì, nuove. Prende mercato dei doppiatori eh, ci sono tanti temi su cui l'industria si deve eh, oggettivamente gli far... artisti gli eredi degli artisti morti gli, gli, quelli che stanno studiando oggi e pensano di diventare attori e dicono ma se, se ce la faccio divento miliardario sì come no certo come i musicisti prima di spotify e cioè vabbè visto che siamo ancora nell'ambito dell'intelligenza artificiale eh, beh, anche Sony, Sony ha annunciato che utilizzerà l'intelligenza artificiale per produrre film e serie TV in una maniera più efficiente. Non... Sì, il, il CEO di Sony, che si chiama Tony Vinci Guerra, che, che credo sia di Poggi cioè, Bozzi, comunque scherzi a parte ha detto proprio quello, ossia che l'intelligenza artificiale prima di tutto entrerà nelle fasi di produzione dei contenuti. E lì, come diceva adesso Giulio, cioè ci, sono, ci sono le praterie e ci sono opportunità o disopportunità, dipende da che punto di vista le, le guardate, eh, veramente ad ogni stadio, dalla creazione del, degli effetti speciali in 3D a quella del. Della, della fotografia al tema del, al tema del doppiaggio ce n'è veramente, veramente di ogni e, ogni e nessuno si può ritenere al sicuro in questo momento come, come insegna Scarlett Johansson chi però sicuramente fa i soldi fin da subito sono quelli che vendono la pala per scavare l'oro eh, Motley Fool che è un periodico abbastanza famoso e quotato di analisi finanziaria una newsletter fondamentalmente che ti aggiorna su quelli che sono i titoli più caldi eh, oggi sono, ho sempre letto articoli sul motley full e oggi sono andato un pochino ad approfondire eh, hanno una lista che sono sempre i 20 titoli più caldi su cui investire sono sempre fanno sempre parte della, della di big tech della, della de, de, robe più o meno cose. e negli ultimi dieci anni hanno avuto una performance che è tipo 60 volte quella dello standard and poor 6 eh, volte, 600%. Ah, volt, 600%, che, che non è male, <ride> non è male insomma. Come, come per Però... Ragazzi scusate, ho da fare. <ride> anche io ci ho fatto un pensierino di fare una coppiata Motley Full e, e Toro. Avete mai provato voi a Toro, che è quella roba per, per fare investimenti di piccolo taglio? Non so no. che, che limiti abbiano eccetera, ma con la velocità di un'app per smartphone... No ma avevo, avevo messo 1000 euro su De Giro che è più o meno la stessa, la stessa cosa, tra l'altro ah, messo, che fine hanno fatto? Michele, raccontaci, che raccolta, quelli raccolta, dovevano parliamo. essere i soldi per la nostra luna di miele, che fine hanno fatto? No allora possiamo parlarne, nel frattempo provo ad aprire l'applicazione, sto parlando sicuramente del pre-covid, avevo messo 1000 euro su due giro, avevo investito su due cose, su due cose, uno mm. era, erano delle opere, delle azioni, no. No, no, delle azioni <ride> di AMD. Ok. Grazie al cielo, tra l'altro, dopo aver visto un video, un video di un tipo che era andato alla presentazione delle, delle GPU nuove, de, de, se ne parlava comunque molto bene. E, e grazie al cielo, ho preso quello perché poi l'altro pezzo dei soldi, credo che sia stato messo, tipo il 60% di quei mille euro, li avevo messo nel fantastico settore della vendita del, della cannabis in Canada. <ride> che tipo dopo, <ride> dopo un anno, Illegale. valevano meno delle no, vale, valevano meno delle beat utilizzate. Per, sì, per sì, memorizzare, sì, esatto. okay. però, poi, però nel frattempo cioè, le, le azioni della MD sono andate molto bene e quindi tipo tutto quello che ho perso con, con, la, con la cannabis in Canada <ride> oh, del, sì. sarò tipo inattivo. Fa, di, di cannabis, 100 euro. Si, come si fa a investire sulla sì, cannabis in Canada? Questo cioè, è cioè, L'esempio di solo... quando lasci la bocconi a metà cotta <ride> è proprio quello. Cioè, tu, tu e Fedez avete investito sulla cannabis ma, allora, in allora, Canada. Io, mille, mille, il, mio, il, mio, il, mio, il mio portafoglio adesso vale è comunque 1180. Positivo. 1880, euro tutto vendi, di AMD. Vendi, ma... vendi, subito, vendi subito, vendi subito, vendi nel 50% e porta fai un regalo a tua moglie. Mm. Va bene, e cosa ha detto a proposito, visto che eh, siamo persi dentro a questo discorso, ma Motley Fool eh, nel, in uno degli ultimi articoli eh, raccomandava di comprare un fracco di azioni Amazon perché dicono stanno preparando uno scacco matto bestiale a Nvidia, Nvidia in questo momento è il golden boy del, del, del mondo degli investimenti, se guardate la performance del titolo eh, ovviamente Nvidia è quello che fa la pala, cioè quello che fa i chip eh, per tutta questa roba di reti neurali, intelligenze artificiali, tutti i data center costruiti ma soprattutto le previsioni, delle produzioni dei data, dei data center che saranno necessari nei prossimi dieci anni, secondo le stime di chiunque hanno fatto su, sì che il titolo di Nvidia. Eh, non so se avete sentito di quell'intervista a Sam Altman dove diceva che fondamentalmente gli, gli chiedevano: ma questa necessità di fare data center sempre più grossi, sempre più cose, come si coniuga no, con la vostra visione green, della de, de transizione energetica, eccetera? E questa è detto. Vabbè, ah fondamentalmente l'energia che produciamo oggi non, non ci basterà mai. Tra dieci anni dovremmo per forza rivalutare la fusione nucleare. <ride> Cioè, quindi stanno già giocando con quello che non abbiamo fondamentalmente a un certo punto arriveremo a casa, la lavatrice non ha girato perché se è si è ciucciato tutta la corrente disponibile per, per spiegarci di mettere la colla sulla pizza o robe del genere, questo è, questo è, è il nostro futuro e torna bene l'origine dell'umanità, cioè, assolutamente però a quanto pare Amazon sta giocando il, il, il gioco lungo sta giocando il gioco lungo e secondo Motley Fool potrebbe appunto eh, a un certo punto eh, Sopravanzare Nvidia, beh, ragazzi, ci sono riusciti con avs molto bene. Eh beh, allora, Amazon ha dalla sua il vantaggio di avere dati comportamentali delicati perché si tratta di acquisti, che sono di solito i dati più evidenti rispetto alla lettura di un sito, alla consultazione dell'informazione Acquisto è una preferenza di comportamento oggettivamente tra le più importanti da avere e ce l'hanno in grandissime quantità. Più ci aggiunge AWS e su questo puoi fare training anche per sviluppare linee di hardware su cui si sembra sembra che stiano lavorando per produrre chip integrati che magari siano pensati proprio per l'ottimizzazione dei processi eh, legati legati ad un'intelligenza artificiale su questi tavoli. Trainium e inferenza, si chiamano le due linee di chip che stanno sviluppando eh, internamente ad Amazon, Trainium e inferenza, che fanno pensare Trainium sia per la, il lato addestramento e inferenza, probabilmente per far invece, girare per il pubblico eh, o per i loro clienti le, le reti neurali già addestrate. E poi hanno comprato Hugging Face, Hugging Face se avete provato a giocare con i vari modelli è… È un po' la, la repository, è come fosse la GitHub dei, dei, modelli, eh, dei modelli di reti neurali. No, quando, quando scaricate i vari software, i gingilli che vi propone Michele, che dice con questo potete far girare sul vostro computer o in cloud tutti i modelli che volete, da Mistral, questo, quest'altro, eccetera, paragonarli tutti quanti poi si appoggiano a GameFace face per andare a scaricare quella che è la rete neurale già, già, già addestrata e pesata per, per, per scopo. E quello è, è Amazon. Sì, sì, io ricordo, mh, in Cina qualche tempo fa mi presentarono delle persone di Alibaba l'atteggiamento all'acquisto che loro hanno per il single day, eh, dove già da tempo loro avevano fatto il training di alcuni modelli di intelligenza artificiale per... Eh, Rispondere ad un'esigenza d'acquisto che in Cina non passa quasi mai dalla ricerca, ma passa dalla proposizione, e quindi hanno messo. Mettono su tutti i profili degli utenti in pre-caching tutto quello che secondo eh, i loro modelli potrebbe essere comprato in quella giornata di sconti da quello specifico utente andando a dimezzare nettamente i costi di banda e hosting e energia che in quel giorno andrebbero a sostenere. Ecco, da noi in Occidente è difficile una roba del genere perché noi siamo molto sull'acquisto. Per search eh, e quindi funzioniamo in maniera diversa, ma se devo pensare a un Amazon del futuro... Però qui siamo già siamo, siamo sul lato già di, 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 di proposizione al pubblico di, di, di utilizzo da parte paolo di Amazon ma è della tua infrastruttura ma, eh, che come sta facendo Microsoft su no, Copilot PC Ma qui si parla eh... di diventare vendors per altri, di soluzioni di data center, tu immagini la, la AWS delle, de, delle reti neurali no? invece di, di farti il tuo data center con i chip di NVIDIA per far girare le tue reti neurali per qualsiasi cosa, anche per lo stesso Alibaba perché no, c'è Amazon come leader che si propone dice come, come da me metti l'elastic search la, la, la ricerca, i, i file con l'S3 la CDN con, con come si chiama wow. eh, E3 beh, no, no, Ambra, quella di Amazon i <ride> sì. database in un modo i database nell'altro eccetera, oramai AWS non so più ci avrà 500 sottoservizi diversi. Sì, sì. Eh, credo che abbia già, anzi, ha ah, già, ne sono sicuro, dei sottoservizi dedicati a far girare reti neurali. Ecco, pensare che, 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 che è, è, è ovvio che sarà un player. Vorrebbe essere un player di primo piano anche in questo. E poi ci sono quelli che vendono la porcellana, <ride> che hanno vinto tutto comunque perché a me queste cose mi, mi piacciono da matti tu hai un'azienda che ha 200 anni e questa roba solo in Giappone fa vasi. Cioè, fai i vasi e improvvisamente vali 2 miliardi e mezzo anzi 2 miliardi e 75 perché si è reinventato no, vasi per... di porcellana giapponesi che già erano incazzati per la storia del kintsugi no? come si chiama c'è la gente che quando si, rompe, quando si rompe un vaso di porcellana lo aggiustano col noi non gliene possiamo vendere un altro, già sta cosa gli faceva girare e invece adesso la porcellana la usano per raffreddare, per, per isolare per raffreddare i chip per raffreddare sì. i chip e questi qui sì, sono diventati sì. come dissipazione del calore barua. Eh, no? mm. ne, nei, nei nella parte hardware, soprattutto dei data center sono diventati un fornitore eccezionale e questo ovviamente dà l'idea, considerando che parliamo di una market share, di un mercato che dovrebbe crescere a 12 miliardi nel 2027 Michele. Giulio lo dicevano anche della cannabis in <ride> Canada, che, che a questo punto diventerà un meme da queste parti. Non so se sarà all'altezza di essere titolo, ma penso che ne sentirete a parlare a lungo della eh sì, eh sì. cannabis in Canada da queste parti. Ehm... Apple, eh, la settimana prossima comincia WWDC, da cui arriverà, si spera, tanti vogliono capire. Mm. Apple come si muoverà in questo mondo che si sta trasformando o che vorrebbe trasformarsi eh, grazie alla, alla, alle, alle reti neurali. Eh, Apple ha un ciclo di notizie che è annuale, cioè fondamentalmente da un anno all'altro dicono le novità, poi per un anno tutti gli altri giocano, fanno, cioè annunciano, lanciano prodotti, finiscono nel cimitero, eccetera. E Apple ci fa aspettare un altro anno per dirci che quest'anno scopriremo se anche Siri ci farà mettere la colla sulla pizza o no. Eh, però pare intanto che Apple abbia stretto degli accordi con OpenAI eh, c'era una canzone che diceva a match made in heaven cioè una, una coppia <ride> inventata in paradiso una roba del genere non lo so mh, è come mh, non lo so non, non, non mi viene nessuno c'è stato un momento in cui Apple doveva entrare nel, nel mondo della, uh, dei social e poi, poi ha mollato. Ma era cioè, Ping che Ping, il, il social dentro Mamma mia. E, e poi ha mollato perché ha provato a produrre da sola. Eh, quando Apple lavora sui servizi, sinceramente, mh, ci sono molte aree di miglioramento e credo che ormai anche Apple Ma come? Il successo di Mobile Me non ti ha insegnato no. niente. <ride> e, e, e io credo che invece replicare il modello alla integrazione del motore di ricerca in Safari o comunque nell'esperienza utente di, di iOS quando cominciò quel percorso, eh, anche magari con una scelta di più provider per alcune funzionalità integrate come servizio che sia già il best in class in quella categoria, possa essere invece una mossa molto intelligente. E quindi credo che se l'integrazione ci sarà dovremo capire in termini proprio di, 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 di chiamate e servizi dove andrà a toccare l'esperienza utente, perché se immaginiamo un Siri powered by OpenAI, la vedo difficile per come immagino che sia pro, progettato Siri, a meno che non fai proprio una sostituzione integrale, passi, passi al, al 4O, mi viene in mente di OpenAI e può essere una strada però è nei servizi interni l'autocompletamento la, nella messaggistica il summary nelle mail cioè tutte le cose che la generazione che di fare. emoji generazione questa è una cosa che, che mi ha fatto venire il cimurro l'idea che appunto ragazzi, che brutta fine stiamo facendo <ride> ben, pensate allora fa <ride> daaggio siamo riscaldati, sul palco, voilà. annunciano, okay. annunciano l'accordo con OpenAI ragazzi cose facciamo una cosa incredibile e cosa annunciamo la generazione di emoji ragazzi è stato bello ciao Wow. ci vediamo la notte mic drop fu <ride> bello potremmo coprire un segno di protesta su digitalia con mettere seppuku o qualcosa del genere perché... wow, capito hai visto shogun no non ho visto shogun <ride> e guarda, Alla guarda... stessa citazione giapponese c'è un problema eh, no no perché poi fanno tutti seppuku eh. c'è anche la differenza si spiega la differenza poi tra harakiri eh, e seppuku beh. seppuku è lo, lo sbudellamento rituale sì, che per, però c'è uno dietro che prima tu fai il gesto di sbudellarti, però poi mm -hmm. c'è uno dietro che eh, ti, ti trancia la testa con un'altra katana. Mm -hmm. Perché se no è troppo brutto se insomma, sei lì che muori. L'eleganza prima di tutto. Poi il sì. karakiri era una cosa fatta per disonore, mentre il mm -hmm. seppuku era, un, era lo sbudellamento rituale del monaco che ha eh, teoricamente raggiunto l'ultimissimo stadio prima del, del nirvana e che si e che si sbudella perché fondamentalmente non c'è cioè, ah. più niente da fare no, oramai sì. ha conosciuto tutte le, le, tutto del creato compreso la, la cannabis canadese eh. <ride> oppure aveva investito anche lui eh. no, se in se quel puco. caso non è seppuco e caracchia eh. è come la differenza tra sti cazzi e i coglioni più o meno è la ogni, ogni cultura ha le sue le sue dicotomie certo eh, ci sta ehm... Vi ricordate che OpenAI ha chiuso il comitato per la sicurezza, quella del team del super allineamento, quello che serviva per tenere no, tutta la ricerca sotto controllo, in modo che un'eventuale emergenza di de, una superintelligenza fosse in qualche modo tenuta sotto controllo, cioè, insomma se ne sono andati tutti, OpenAI ha creato il nuovo team, il nuovo comitato per la sicurezza. Di cui fanno parte fondamentalmente i membri del board, cioè si controllano da soli fondamentalmente, è la roba è una Watch roba. Is the Watchman è Così, è così. Ma, ma io ricordo che c'era stato anche un annuncio che avevano fatto delle super intelligenze che dovevano controllare le intelligenze, che quindi avrebbero fatto un livello strati mm -hmm. Anche su quello non mi sembra ci sia stato più follow up. No, no, allora sono, hanno beh, iniziato il, a fare comunella il... le super intelligenze <ride> con le sottointelligenze. Oh, esatto. No, beh, tra i vari modelli che è possibile scegliere dall'API di OpenAI c'è anche quella eh, relativa alla moderazione dei contenuti. Poi non so se. se quando siete dentro chat GPT se le risposte, poi è possibile in realtà che sia vengano poi ripassate ma qui non si parla solo di moderazione di contenuti qui si parlava proprio di controllo sull'indirizzo di, di controllo sull'indirizzo della, esatto, sull dell'azienda della, dell in termini di ricerca e, di, e, di, e di, di sicurezza eccetera E hanno iniziato, il, il fatto che i, i membri del board facciano parte di questo comitato e che sia presieduto dallo stesso Sam Altman, fa proprio ben sperare Uh, in questi giorni uh, le, sono state le prime dichiarazioni di uno dei fuoriusciti del board, uh, che si chiama Ellen Toner, um, Ci è voluto parecchio perché uh, tutti si chiedevano perché quelli che sono stati cacciati, che sono fuoriusciti, eccetera, nessuno abbia dichiarato niente. Erano tutti così incacchiati con Sam Altman da cercare di rovesciarlo, poi sono stati cacciati. Fondamentalmente OpenAI aveva nel, nei contratti che faceva firmare ai loro dipendenti delle clausole capestro che dicevano che fondamentalmente avrebbero perso tutte le azioni eh, che avevano guadagnato lavorando lì se si permettevano dopo essere usciti dall'azienda di parlare male dell'azienda e del board stesso, una, una, una roba… Una roba indegna di quelle che dovrebbero essere proibite dalla legge. Ma ah, credo che la nuova stagione di Gomorra sarà ambientata <ride> nell'ufficio di OpenAI con <ride> Septon, che dice Dunque. adesso ci arrepigliamo tutto quello che è <ride> più o meno così, più o meno così. toner ha detto fondamentalmente, se volete, trovate nelle note episodio l'articolo su Diverge, ma fondamentalmente hanno detto che hanno cercato di eh, di fermare Sam Altman e di estrometterlo perché fondamentalmente non faceva che raccontare palle al board dalla mattina alla sera. Tutto quello, Ma sei sicuro che è... ah, 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 no. hai pagato il conto di Solmir? Tranquilli, tutto a posto. Ho già fatto io, non vi preoccupate, cioè tutte le robe del genere. Dice alla duecentesima volta che l'abbiamo beccato, questo qui che è in una posizione, dice la sedia che è più importante dell'universo, quello da cui secondo noi no, noi siamo qui per far. Eh, per creare la, la superintelligenza artificiale che supererà l'uomo sarà un momento quindi la, la, il, il CEO è la persona più importante dell'universo secondo loro avere uno che racconta palle a destra e manca non era proprio il massimo secondo loro e averla oggi non solo a capo del board ma anche del comitato di controllo del board insomma fa, fa ben sperare per questa umanità che devo dire finalmente ha trovato la bussola e certamente però io non so perché, se, se, sono, se diventano così dopo che assumono queste posizioni di, 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 di potere eh, che in qualche modo gli dà la testa il successo, eccetera, o se sono già così per diventare per occupare quelle posizioni, eccetera. Ma se guardate nelle interviste lo sguardo di, open, di, 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 di Sam Altman, se guardate la faccia di Sam Altman, trovate una vacuità e una che io solo nel miglior Mark Zuckerberg io l'ho vista solo nel miglior Mark Zuckerberg è una cosa che quando l'ho notata sai quando ti senti i peli sulla nuca che uff, si rizzano così tipo le scaglie Il del, 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 del velociraptor ecco una roba del genere sì, brivido, brivido eh. altro che Oppenheimer ehm, dai, dobbiamo fare un giro di produttori esecutivi qua li ringraziamo tutte le settimane settimana dopo settimana perché sono quelli che pagano Digitalia per voi voi non lo sapete se ascoltate Digitalia da poco ma fondamentalmente siete dei portoghesi nell'accezione più la sapete la storia dei portoghesi quelli che salivano sui mezzi pubblici gratis per chiedere scusa dei soprusi fatti alla loro nazione. andatevela a cercare la cosa dei portoghesi secondo me su Wikipedia c'è una pagina ma i portoghesi sono fondamentalmente quelli che usano scrocco. beh voi non lo sapete poi Digitalia siamo liberali siamo bravi, trasmettiamo pubblicamente Chiamo gratis, ma dovete sapere che noi la consideriamo come una traia gratuita, come quella del software che ci piace tanto. Noi abbiamo bisogno di qualche dindo sia per far andare avanti la baracca sia come retribuzione minima: non è quella di un lavoro, neanche quella di un secondo lavoro, ma come. Gratificazione per tutto il lavoro, tutto il mazzo che ci facciamo per questa roba che state ascoltando. Da dove arriva? Arriva dopo la trailer gratuita. Perché noi chiediamo come impegno morale ai nostri ascoltatori nel momento in cui Digitalia entra a far parte della loro, eh, della loro routine, in qualche modo, di. Contribuire nel gergo del podcasting 2.0 si chiama value for value. Se per voi digitali ha un valore, restituire questo valore a chi fa digitali in termini monetari. Potete farlo con PayPal, con con col bonifico bancario, col versamento on chain di bitcoin e con le metodiche del podcasting 2.0, newpodcastapps.com. In qualche modo fatelo, noi continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo anche in trasmissione. E se non lo fate, e eh vabbè, siete a posto voi con la vostra coscienza, siete portoghesi, vi vogliamo bene lo stesso, ma vogliamo più bene i nostri produttori esecutivi. Tant'è che li ringraziamo sempre. Giulio, vuoi buttarti tu nella Volentieri. Allora partiamo con i value for value, i nostri streamer in Satoshi. Ringraziamo Jackal, Idol Fellow, 21 Million Man Paolo Bernardini, user 86157582, Nicola Fort, Nicola Gabriele del Popolo e Arzi Gogolo. Grazie ai nostri pionieri del podcasting 2.0. Value for Value Boost 1000 Satoshi, a.k.a. Grinta, boost. grande, grandissimo H. Grinta, o a.k.a. Grinta, grazie di cuore. Perpetual Executive Producer, donazioni singole da un euro di manuel Zavatta e Giuliano arcinotti da 2 euro di Davide Tinti e da 2,1 euro di Nicola Gabriele Del Popolo. Mitici, grazie. ci vuole il campanellino. Chi Donaz manda una donazione tutte le settimane diventa Perpetual Executive Producer, grazie di cuore. Grandi, donazione ricorrente da 1 euro di Andrea Scarpellini, donazione ricorrente da 2 euro di Giuseppe Benedetti e poi quelle da 3 euro di Mattia Lanzoni, Nicola Bisceglie, Diego Venturin, Riccardo Peruzzini, Denny Manzini, Paolo Boschetti, Roberto Esposito, Antonio Turdo, Alex Ordiner, Michele Olivieri, Davide Fogliarini, Matteo Faccio. Mi, ti, grazie, grazie davvero. Donazione ricorrente da 3,21 di Elisa Maldi e Marco Crosa, grazie mille. Donazione ricorrente da 4 euro di Marcello Pidiego e poi partiamo nella sezione 5 grazie. euro Daniele Corsi, Stefano Gusto Innocenti, Mirto Tondini, Matteo Molinari, Roberto Tarsia, Cristiana Marca, Michele Coiro, Massimiliano Rosati. Grandissimi, grazie, grazie di cuore. Un'altra donazione ricorrente da 5 euro di Adriano Guarino, e grazie. poi 5,32 euro di Marco Zambianchi e Flavio Castro. Così come le due donazioni grazie. singole di Stefano Costantini e Alessandro Cundari. Grazie, grazie. ancora, grazie, grazie a tutti due grandi produttori con donazioni ricorrenti da 10 euro di Maurizio Galluzzo e tre trattini Grazie. Amici. una donazione ricorrente da 11,23 del pirata Lecciac tutte le volte vuole che gli faccia la sigletta a voce un altro grande produttore, poi il leader executive producer di questa puntata. Donazione singola da 15 euro di Fabrizio Loturco. Mitico, eh. mitico Fabrizio, grazie a tutti i produttori esecutivi. Vi trovate anche elencati nelle note della puntata: digitale.fm/slash 727. Se vi servono referenze e volete metterlo nel curriculum, noi siamo felici. E eh, ragazzi, fa curriculum: eh. abbiamo degli ascoltatori che l'hanno messo veramente nel curriculum. Se vi chiedono. Una... Avete finanziato la creazione di una puntata o di più puntate, di una stagione intera per il perpetual, perché no, di uno dei podcast di tecnologia più importanti del paese. Scusatemi se poco. Allora. Con quelle ciacchie in persona anche ringraziato in hashtag diretta. Che bello avere. Hashtag diretta, ah, hashtag diretta su slack mi dimentico sempre di mi raccomando no, no, non è su mirk o oh, se, se volete chiacchierare con noi durante la diretta o tutta la settimana con noi con la community digitalia.fm slash slack la chat. Comunque, secondo ChatGPT i produttori esecutivi del podcast digitalia includono una lunga lista di sostenitori e finanziatori che contribuiscono al programma cui? alcuni dei produttori sono Andrea Scarpellini, Giuseppe Benedetti, Nicola Biscedie, Andrea Malesani, ne cita anche altri. Chi è questo? Ciao GPT, sì, sì. Michele Olivieri, Matteo Faccio, Davide Fogliarini, Mario Cervai, Antonio Turdo e molti altri. Questi individui supportano il podcast attraverso donazioni e contributi, rendendo possibile che la trasmissione continui. Oh, chi e c'è anche il link su Digitalia su Apple Podcast. Chiedi gli speaker, perché fino a qualche mese fa quando avevo provato io, non, assolutamente non sapeva chi fossimo, però con i produttori vedo che è spaventosamente preciso. Gli speaker principali del podcast Digitalia sono Franco Solerio, Michele Di Maio, Facconi e Cupini. Questi presentatori discutono vari temi legati alla tecnologia, alle notizie tech e alle loro implicazioni, mantenendo però un tono informativo e coinvolgente durante tutte le puntate. Ciao mamma, sono su chat Ormai non c'è salvezza, non c'è salvezza, eh, Giulio. Però, c'è qualcuno in mezzo a tutto questo casino, tutto questo entusiasmo per questi sistemi generativi? Che su Financial Times dice: Sì, vabbè, tante, tante promesse, ma alla fine per i consumatori queste rimangono solo. Scusa, Franco, scusami se ti interrompo, ma te la devo leggere, anche questa. Ho chiesto qual è lo stile di Solerio nel chiedere le donazioni durante la trasmissione. <ride> Mi preoccupo. Franco Solerio adotta uno stile diretto e personale nel chiedere donazioni per il podcast Digitalia. Solerio tende a parlare direttamente agli ascoltatori durante le puntate, enfatizzando l'importanza del supporto alla community per mantenere il podcast operativo e di qualità utilizza sempre un tono colloquiale e coinvolgente, spesso ringraziando gli ascoltatori per il loro supporto continuo e spiegando come le donazioni aiutino a coprire i costi di produzione e a migliorare il contenuto offerto. Inoltre, Solerio offre ai donatori la possibilità di diventare produttori esecutivi del podcast, il che non solo conferisce un titolo prestigioso, ma anche un riconoscimento pubblico durante le puntate. Questa strategia crea un senso di appartenenza e di contribuzione diretta alla creazione del contenuto, incentivando ulteriormente le donazioni. Ecco un esempio di una frase detta da Solerio, tratta da un episodio. Oh, Supporta digitale, diventa produttore esecutivo. Grazie al vostro contributo possiamo continuare a portare avanti questo progetto e migliorare sempre di più. Ogni donazione fa la differenza, ci aiuta a mantenere alta la qualità del nostro podcast questo approccio sottolinea il valore delle donazioni in maniera trasparente e onesto creando un legame più stretto con gli ascoltatori di mm solerio -hmm. di solerio devo dire che fino alla parte dei produttori esecutivi mi sapeva un po di oroscopo di paolo fox sì, era un po generica sì, era un po generico poi lì la citazione la, la citazione credo che da quando bella. abbiamo iniziato a mettere sul sito le trascrizioni di ogni puntata questo no, piatto ricco micifico no, è, è proprio ci sono le trascrizioni di Ah, eh, però vero. quando è uscito, uscito l'elenco delle fonti, di tutte le fonti, non mi ricordo di che dataset che veniva utilizzato per sì, il sì, training, sì, sì. eh, c'era Digital FM, per cui certo. lui prende Lumida come fonte Pottail. Mm che non sappiamo che cosa sia, però comunque io ho rifatto sigo, la domanda io... di chi sono i conduttori. Mi dice Franco Solerio, Max De Santo e Giulio Cupini. Cioè, va bene. <ride> ogni volta ci la... a non la... chiedere la... per favore quando <ride> fa le query. Eh, ecco, <ride> <ride> io sono sempre gentile. Tu no, è proprio così. È proprio così. Vabbè, insomma, questa roba del Financial Times che non ci crede ancora. In realtà, non è Financial Times, ma è. Richard Waters sul Financial Times dice una corsa alle armi in piena, in pieno swing, eh, nel mondo sia del personal computing che degli smartphone, ma i problemi fondamentali sono ancora irrisolti. Sì, diciamo che quello che. Beh, già, sicuramente... se arrivano gli emoji autogeneranti, siamo già un passo avanti. Però Ma quello che stiamo dicendo da, da, da tempo anche noi, perché come tecnologi, in qualche modo vediamo le prospettive di una tecnologia che al netto di alcune cose che ci sorprendono, non è qui per la maggior parte delle persone. Beh. Tanti, però iniziamo parliamo di miliardi di persone, cioè parliamo della massa. La maggior parte delle persone che sono fuori dal nostro mondo sono fuori nella quotidianità, il gelataio, il pizzettaio. Sì, c'è cioè GPT, l'hai sentito, ma boh, è passato un anno, doveva cambiare l'universo e l'universo non è cambiato sotto molti ah. punti di vista. Poi arriverà, sì, sono d'accordo, però nel tuo quotidiano oggi cos'è cambiato nel tuo rapporto con gli altri al netto di come la usi tu? Io sinceramente nella mia esperienza, ripeto, nettizzando chi fa questo di mestiere o chi si interessa a questi temi, perché poi una tecnologia è no, comune quando prende chi non si interessa di quella tecnologia, devo dire dai, dai suoceri a, a, al, al giornalaio, non, 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 è, non è arrivata la tv a colori. No? No, non mm. ne sono così sicuro perché perché non la vediamo, dove già, dove già è avanti, non la vediamo. Eh, oltre, prima di tutto, non deve essere utilizzata in prima persona dal pubblico per cambiare la vita del pubblico. Eh, oggi pensiamo che dentro le ultime edizioni di Photoshop gli strumenti del fotoritocco sono tutti aumentati e potenziati da sistemi generativi a reti neurali. Eh, questo mi fa pensare che fondamentalmente eh, già oggi se compri in edicola una. se compri Vogue e sfogli. Le, 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 le foto, foto le riducco, pubblicità e cosa sì, lì è tutta è un roba Un basato su intelligenza cui... artificiale ma sempre fotoridocco eh. sì, cioè, però è basato su tecniche molto nuova. più avanzate ok ma, ma non è che de riducco. deve essere per forza la funzione nuova, può essere la funzione vecchia che finalmente funziona bene un autocompletamento dei messaggi che finalmente funziona e puoi usarlo quasi a occhi chiusi un... Um... Me... Ne possiamo... Ne po è ne possiamo. poco... Cioè, doveva sì, cambiare okay. l'universo? È poco... So. Ma io sono convinto, no, ma io cioè... sono convinto che arriverà. Però il commento dell'articolo, su cui su alcune cose mi trovo particolarmente d'accordo, è che l'umanità, in qualche modo, poi presa un po' meno la lettera, tende comunque a vedere grandi paure, rivoluzioni. E, e ripeto, il mio giudizio personale è che questa cosa stia arrivando. Però la riflessione è che dopo un anno e tanti miliardi di spesi stia arrivando. Eh, ma, ma poi stia... sotto traccia, cioè, tu, tu adesso, il prossimo weekend vai a votare, pensi di votare dei politici. Non esistono, sono tutti morti, I sono tutti sostituiti di... da... <ride> 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 Beh, una cosa del genere, a me piace, se non mi ricordo, non è la più pallida idea di chi l'ha detta, eh, però eh, la, parlando della eh, grafica eh, generata da computer, nella maniera tradizionale che vediamo nei film, nella della CGI, la migliore CGI non te ne accorgi neanche eh che certo. stai guardando della, della CGI e oggi, e probabilmente anche domani o dopodomani, non ce ne accorgeremo neanche. E sarà lì proprio il, il, dire, il vero twist: non ci accorgeremo che stiamo leggendo un testo generato. Oggi, più o meno, quando il testo ha clicca su determinati, eh, prende determinate direzioni ce ne si accorge in maniera abbastanza facile che è generato da, da un modello, però arriverà un momento in cui non riusciremo più a fare questa distinzione sì, Io credo che Siamo, siamo nel momento parte. come quando cominciò internet a arrivare ai primi computer ma che, che ci dobbiamo fare con Excel? No? Cioè, siamo nella fase della domanda poi arriveranno mille risposte Poi attenzione che le risposte che chi oggi investe miliardi in questo tipo di prodotti eh, non si aspettano necessariamente l'iPhone, non si aspettano necessariamente il foglio di calcolo. Eh, una delle promesse che fa più gola a chi investe in questo tipo di tecnologie è: facciamo funzionare il tuo business, la tua azienda, un qualsiasi cosa che esattamente come prima, con la piccola promessa che decimerai i tuoi dipendenti. È già una promessa rivoluzionaria e che ci cambierà il futuro lasciando a casa un mucchio di gente e stravolgendo i rapporti di forza tra datori di lavoro e lavoratori eccetera, ma dal punto di vista consumer può non cambiare un h, ma comunque cambierà il mondo, perché non avremo un dispositivo bestiale nuovo, non avremo il Rabbit R1 che finalmente funziona e ci spiega come cuocere la pizza senza metterci la colla sopra, ma intanto avremo perso il lavoro perché il mio lavoro di radiologo Invece di avere 10 radiologi il mio ospedale ne ha bisogno solo di due perché il grosso del lavoro non, non è sul futuro, la prospettiva oggi. Oggi io c'è una certo. persona che ha licenziato una persona per eh, intelligenza speciale, non la conosco, però domani arriverà, ne sono convinto, però il tema ehm, dell'articolo è cosa è successo in quest'anno. A volte non c'è neanche bisogno di licenziarla. Io penso alla nostra sanità sì, che è già in carenza totale sì, sì. di organico e invece di, di supplire con forza lavoro suppliamo con degli algoritmi, degli strumenti, delle cose più più, il, 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 la promessa c'è e, e, e i primi, le prime applicazioni ci sono già, già i radiologi utilizzano degli strumenti del genere di assistenza alla diagnosi, e, non so mi sembra un po', mi sembra un po' 2022 ecco questo articolo siamo, secondo me, già un passettino. Sì, oltre. mi ha Poi... fatto riflettere sul, su, su quanto è successo effettivamente nell'ultimo anno, estraneandomi dal mio punto di vista. a me Ad esempio, la vita personalmente, il mio approccio alla tecnologia è cambiato molto. Io, oggi, se sto in giro, viaggio, ho fatto un evento, era uscito appena il 4O. Io ho fatto un evento dialogando con GPT, parlando a una platea. E avevo un'interazione naturale con un cost co insieme a me. Eh, viaggio e chiedo quello che sto vedendo per approfondire meglio alcuni temi. Cioè, nel mio quotidiano lo vedo, nel quotidiano degli altri devo dire effettivamente no. Poi, sia dal punto di vista del business che dal punto di vista del consumer, arriverà, ne sono convinto. Mi piacerebbe, mi piacerebbe capire. Ma anche dagli ascoltatori, magari chiediamolo anche a loro, magari la prossima puntata qualche feedback se nella loro quotidianità, al netto dell'esperimento, stanno arrivando delle modifiche strutturali alla propria vita professionale o personale. Insomma, questo magari su Slack scrivetecelo. Intanto, per il momento, ci ha regalato questa tecnologia, degli algoritmi potentissimi che riescono a rilevare in un video YouTube il Campanellino di fine lavaggio della lavatrice della Samsung. Visto che abbiamo un ex dipendente Samsung da queste parti, lo, 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 lo intervistiamo immediatamente. E soprattutto un possessore di lavatrice <ride> Samsung è una cosa ho che io, credo. Ho io, dice Ora io ho sì, però... <ride> capito, tra... chi... certo. capito chi ti pagava lo stipendio. Ho capito chi ti pagava lo stipendio. E credo che sia il, come dire, è abbastanza distintiva quella suoneria. E credo che accomuni le giornate di tutti i possessori di lavatrici di Samsung, anche la Vastoviglie, un po' diversa anche dalla Vastoviglie. Uh, per chi non lo sapesse, quel jingle è, è preso da una, uh, da una composizione. Adesso non mi ricordo chi è l'autore, comunque si chiama La Trota, non l'autore, ma la composizione <ride> è Trota. una composizione del 2017 di Franz Schubert, uno indipendente. Che nessuno conosce, comunque su YouTube ve la ci andate a cercare, attorno alla mezz'ora di, uh, di questa composizione c'è cioè il pezzo della, della lavatrice. Comunque, cosa è successo? È successo che. Tu pensa che sei Schubert, hai dedicato tutta sì. la tua vita alla musica e viene ricordato per il pezzo della lavatrice. <ride> il, tuo, il tuo pezzone, qual è il jingle della lavatrice? Troppa la hit di Schubert, della lavatrice. <ride> e cosa è successo? È successo che uno youtuber dal nome Albino. Uh, non ho guardato se era anche albino, ma si chiama albino uh, su. X, uh, ha, uh, ha detto che uno dei suoi video era stato demonetizzato, un po' come i video anche di Digitalia, che vengono demonetizzati dal nulla, dato che non monetizziamo, uh, perché uh, a un certo punto, durante il video, appunto, era partita questa, questa suoneria. Questa suoneria è stata riconosciuta uh, dal, dallo strumento che uh, si occupa di fare di, di DMCA, insomma, di andare a vedere i contenuti che violano il copyright e quindi è stato demonetizza, demonetizzato per questi secondi di suoneria della lavatrice Samsung. E poi, vabbè, l'articolo è un lungo articolo di Ars Technica che insomma dice quanto sia, quanto sia rotto appunto il sistema di ah identificazione dei contenuti. Un tantinello, YouTube. un tantinello, anche perché poi per fare ricorso, eh è quasi più difficile che uh, fare opt out dal raccoglimento dei dati di meta ah, per come attestare. quando ti abboni al giornale online con un clic per disabbonarti no? stessa, no. Cosa. No. stessa no. cosa devi andare in redazione e parlare con la segretaria su Facebook, Whatsapp e Instagram quindi nelle lande di Zuckerberg no, Whatsapp no. no Whatsapp no, va bene, comunque nelle altre lande di Zuckerberg che non sono Whatsapp per ora stanno arrivando dei, dei, dei banner dove dicono che eh, Meta raccoglie i dati degli utenti, quindi le, le, le chat, tutto quello che postano e cose del genere, per, e li utilizza per fare addestramento delle sue. Reti neurali, eh, con... ma non vi preoccupate utenti europei perché potete fare opt-out. Quindi, voi già pensate... se non sei in Europa sei sfigato esatto, e non esatto. puoi permetterti di eh fare opt-out. Fatti degli americani: a noi non ci interessa del resto del mondo. Beh, gli americani non è mica solo: ci sono i sudamericani, ci sono gli, gli, ci sono gli indonesiani, i micronesiani, ci sono gli oceanici, eh, insomma, non è solo i rettiliani. E eh, c'è cioè il bottone, fai, fai opt out. E voi dite, vabbè, è come quando mi disiscrivo dalle mail, che al massimo poi devo fare un altro click su una pagina web. No, perché cioè, vi, a quel punto eh, si apre sì, una, una, pagina, una pagina web dove dovete mettere l'indirizzo email, eh, dove dovete mettere il vostro paese di appartenenza e soprattutto, che è una cosa meravigliosa, c'è una lunga una casella bella grande, obbligatoria, in cui vi dovete giustificare. Dovete dare, dare, un dare un buon motivo, un buon motivo <ride> per, per cui non volete. Che... Esatto, per non volete partecipare da oggi in poi, perché poi tutto quello che è passato, che ha, data, che è... data, che ha avuto, ha avuto, si è visto, si è visto, <ride> e, e poi voi dite, vabbè. Scrivo, scrivo un papiero, me lo faccio firmare dai miei genitori. Sch schiaccio submit. È finita? No, non è finita perché poi, a quel punto, per qualche ragione vi arriva un OTP, una password, un codice numerico sulla mail che voi dovete mettere nella casella. A quel punto, schiacciate invio e voi dite: Vabbè, ho fatto. No, perché a quel punto, un'intelligenza, non so se umana o artificiale di meta, dovrebbe leggere la vostra, eh, la vostra richiesta e. Conceder, valutarla e concedervi il privilegio. E a quanto pare, qualche volta la concessione è negativa, cioè dice no, non hai diritto a fare opt-out o robe del genere. Ma in tutto questo bellissimo dark pattern di, 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 di Zuckerberg eh, c'è ancora un elemento iniziale. Ancora prima di iniziare a scrivere tutto quello che dici. Nel bannerone dove viene spiegata la cosa. C'è il classico banner a pagina intera sullo smartphone con in alto scritto Meta, il logo di Meta, eccetera. Poi inizia il testo, un bel testo fitto fitto che inizia con le parole: no? Meta inizierà a utilizzare i tuoi dati per fare addestramento. E poi la tira lunga: questo servirà per migliorare. E di qua e di là, e di, di giù e Insomma, una pappardella enorme. E in fondo c'è un bel tasto blu enorme. Con scritto continua, che è il tasto ah. che schiacciamo tutti, è il tasto levati dalle balle. No, è il tasto che quando c'è un banner, no, cosa c'è nella nuova versione dell'applicazione di, di, di Customatic? Non me ne frega, ma niente c'è un tastone blu, lo schiaccio, so che la pagina è cosa. Il tastone blu serve per andare avanti e lasciare che Meta continui a utilizzare i vostri dati. Ma quasi in fondo, ma non proprio in fondo in fondo, diciamo a nove decimi di tutta la pappardella scritta piccola. C'è una parte del testo che in realtà è un link, anche se è di un colore che non si vede proprio, che è proprio ben differenziato. E quello è il link che bisogna schiacciare per finire sulla pagina che diceva Michele, dove dovete chiedere per piacere e giustificare il fatto che gli chiedete di non utilizzare i vostri dati. cioè se non vanno e messi in galera vanno... tutti per una roba del genere, io non lo so che cosa sia. E comunque si dietro il bottone opt out, alla fine poi non c'è una funzione, non succede nulla comunque. Ma vabbè ti dico, io, io l'ho fatto, io, io tutto questo l'ho fatto partire via mail. Uh, perché non utilizzo l'applicazione di Facebook? No, ho smesso di utilizzare in toto Instagram e uh, quindi mi sono arrivate le email e uh, le email vabbè, sono tre righe di testo: te le leggi, c'è cioè poi il pulsante, il pulsante opt-out. E io ho dovuto farlo tre o quattro volte prima che mi arri arrivasse davvero uh, il, la concessione. Semplicemente non mi arrivava niente. Mi sono arrivate due o tre volte le stesse email in mi chiedeva se volevo fare opt-out e solo oggi sono riuscito a farlo davvero, almeno mi è arrivata la ricevuta. Comunque è tutto molto bello. E dedichiamo agli amici di Meta un altro paragrafo della guida galattica che è quello sulla società cibernetica Sirio. Tu te la ricordi Michele, la ciber società cibernetica Sirio sono quelli che producono i robot tipo il Marvin, l'androide il, certo. paranoico, le porte che si aprono ah, oh, con oh. una cosa di soddisfazione. cioè la società cibernetica Sirio è un'azienda tecnologica. La Guida Galattica definisce la divisione marketing della società cibernetica Sirio come, tra virgolette, un branco di idioti rompiballe che saranno i primi a essere messi al muro quando verrà la rivoluzione, chiuse le virgolette, e mette una nota a pie pagina dove dice che i curatori saranno lieti di ricevere domande di impiego da chiunque sia interessato a fare il redattore di robotica. Curiosamente un'edizione dell'Enciclopedia Galattica arrivata tramite una distorsione spazio-temporale da mille anni avanti nel futuro, definisce la divisione marketing della società cibernetica Sirio un, aperte virgolette, un branco di idioti rompipalle che sono stati i primi a essere messi al muro quando c'è stata la rivoluzione. <ride> Chiuse virgolette, punto. Ecco, questo lo dedichiamo ai nostri amici di Meta e ai i loro dark pattern. Eh, possiamo fare una, eh, una citazione, un cappello di citazione per questo ai nostri amici, sempre nei nostri pensieri, loro e le loro mamme del Piracy Shield, che hanno pensato bene di denunciare. Hanno denunciato internet, hanno detto che fondamentalmente questa, questa cosa di internet aiuta la pirateria, è una cosa insostenibile e di fatto hanno denunciato Cloudflare, hanno detto no, queste cose delle CDN, de, le, de, VPN, le VPN, VPN ma non solo le VPN, proprio le CDN, i content delivery network, il fatto che tu puoi mettere un server, un sito, cambiare l'IP e robe del genere... Aiuta la pirateria il diavolo. Ah esatto, come, siamo come ai tempi del rock and roll: no? che c'era il prete che pubblicava i dischi, che diceva che se ascolti le zeppeli, al contrario, senti la voce di Satana che dice: Suicidati, suicidati. Siamo sempre lì, noi esseri umani le, non evolviamo mai, siamo rimasti sempre allo stesso livello, e comunque ci consoliamo giocando con Pici Calcio ci trastullavamo quando eravamo un po' più giovani con PC Calcio cos'era ne negli anni 90 PC Calcio? Ah, secondo me anche i primi 2000 sì. io me lo ricordo non mi ricordo, il, non credo di aver giocato il 4 ma dal 5 al 7 forse l'8 uh, devo dire che ci ho perso tante tante ore e lo compravi in edicola PC Calcio? certo, certo, mi ricordo ancora quelle simpatiche scatole di plastica che se sbagliavi ad aprirle ti tagliavi una vena è vero, è vero è vero, bellissime e abbiamo scoperto questa settimana che Pc Calcio vive Pc Calcio rinasce ancora c'è questo sito Pc Calcio rinasce che eh, pubblica i database originali e gli aggiornamenti fino al 2023, quindi con tutti i giocatori, squadre, eccetera. Era un manageriale di calcio, uno dei primi, ma era, era italiano ed era una roba bellissima. Poi l'hanno pubblicato anche in altri paesi, ma credo che fosse sviluppato originariamente proprio in Italia. Della Dynamic Multimedia. Fantastico. E questi qui tirano fuori gli aggiornamenti. In spagnolo. In spagnolo, ok. Potete continuare a giocare a PC Calcio anche con le squadre

quindi sì, tra cavallo, tra anni 90 e che, anni 2000. Che figata i tempi del software in Egitto. Il 5 era del 97, c'avevi cioè ragione tu, era più anni 90. Mm, sì, sì, era proprio... Eh, mamma. Dicevo che bello quando andavamo a comprare il software in edicola. Poi questa roba di internet, ci hanno ragione quelli del de, de, de Piracy Shield. Questa roba di internet ha rovinato proprio tutto la poesia. Meglio che non gli dico che io il primo gioco i primi giochi copiati li ho comprati in edicola, dal... <ride> <ride> se no, bruciano tutto me, un po' che edicole oramai Vanno iniziano. a bruciare, sì, sono Sennò molto infiammabili, ma, ma sono molto pochi. <ride> esattamente. Gili del giorno. Signore e signori, i gingilli del, gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitali a fine trasmissione. Selezionando per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia sconvolto la loro esistenza, colpito la loro curiosità, o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Giulio, apri le danze, dai. Ma allora io sono contento di segnalare una nuova, un nuovo set della Lego, eh, questa nuova serie legata a Gotham City ed è bellissima per il fatto che eh, in qualche modo si sviluppa su un quadro e quindi lavora in 3D su questo quadro che si può appendere legato a Gotham City con dei colori. Super belli perché poi si ispira alla serie animata, quindi lo rende tutto molto più fumettoso eh, ed è eccezionale. Quindi è un set che, che costa un po', perché comunque parliamo di 300 euro, però, come elemento di arredo in un qualsiasi appartamento. È una roba senza senso, bellissima. Diventa un quadro praticamente. Diventa un quadro, Perché sì, sì. Roba lo prendi a la... lo al muro. È bellissimo, bellissimo, veramente eccezionale. Devo dire la Lego sta facendo dei rilasci ultimamente di set bellissimi. Però questo se dovete spendere 300 sacchi di Lego, mamma mia! Adatelo, 4210 pezzi set serie animata Gotham City bellissimo. Lo trovate su Lego.com. Era uscito a un certo punto quello del Doctor Who, che però mi sono perso. E poi mi sarebbe piaciuto veramente averlo. E... 300 sacchi sono tanti per un pezzo di Lego, però capisco. Grazie Giulio, bellissimo. Michele, le donazioni di Digitalia comunque non finiscono in pezzi <ride> no, di Lego. No. Non ti preoccupare. <ride> no, assolutamente. Allora, il mio gingillo. Torniamo dal fantastico mondo del self hosting perché di, rec di recente ho cambiato client RSS. Anche lì se vogliamo rimanere, salto. Ogni quanto cambi, eh, aggregatore rss No, 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 ne avevo usato oramai per uh, due o tre anni Tiny Tiny RSS. Adesso uh, ho fatto una ranzata al server di recente assolutamente involontaria. <ride> e Come sono sì, andato, per... a esatto, sono andato a riguardo guardarmi cosa c'era, cosa offre il mercato e Fresh RSS è sempre stato uno di quelli più utilizzati e alla fine ci ho, ci ho studiato un po' e ho eh, come dire ho replicato tutte le funzioni di tiny tiny RSS ma è con una interfaccia molto più veloce molto molto più carina e soprattutto con un po di applicazioni per Android che supportano eh, le API di Fresh RSS che sono più sviluppate rispetto a quelle eh, di tiny tiny appunto. Eh, lo trovate con uh, i soliti sistemi di self hosting uh, se avete docker uh, in tre comandi lo portate su e uh, se invece non avete il vostro serverino ci sono in giro un po' di stanze e fate una ricerchina trovate quella dei devil che sono gli stessi di mastodon.1 che hanno lanciato anche uh, il loro servizio di fresh rss così appunto non dovete stare a smadonnare con, uh, con docker uh, e... Ovviamente è gratis. E vi lunga vita l'RSS. Esiste qualche servizio nell'universo di cui i devil non abbiano un'istanza <ride> sui loro server. Guarda, la costellazione del Sur Fossing è, è così affollata, che sì, ce ne sono tanti. Va bene, grazie Michele. E per ultimo un video, visto che l'altra volta vi ho segnalato un sito con video di, 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 di educational di, 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 di vari, questo mi ha colpito particolarmente. Non è dello stesso sito di cui parlavo, dello stesso editore di cui parlavamo la settimana scorsa, ma questo è, è Engineering Guy che vi spiega. The Engineering of Duct Tape Duct Tape è quello che noi chiamiamo nastro grigio, grey tape o qualche volta nastro americano e gli americani ovviamente non chiamano nastro grigio o nastro americano ma lo chiamano nastro per i tubi o una roba del genere avete capito di che cosa vi sto parlando? bene, questo tizio vi spiega proprio fisicamente, chimicamente che cos'ha di speciale il nastro grigio come fa a funzionare così bene perché è così figo perché se lo lasciate al sole poi diventate pazzi per rimuoverlo eh, in maniera proprio ho Fatta molto molto bene la The Engineering of Duct Tape insieme agli altri gingili del giorno sulla pagina di questa puntata. Digitalia.fm/slash 727. E come tutte le puntate palindrome, ma anche quelle non palindrome, la chiudiamo con le raccomandazioni, che sono quelle delle orecchiette fresche, le orecchiette dei vostri e delle vostre amiche, amici digitaliani, anzi proto-digitaliani, fateli diventare digitaliani, parlate di Digitalia, è uno dei tanti modi con cui potete collaborare, Time Talent and Treasure, le donazioni da produttori esecutivi sono una cosa importantissima, ma non è l'unico modo in cui potete aiutare Digitalia, il vostro tempo, il vostro talento utilizzatelo per eh, rendere Digitalia un po' più grande parlandone con qualcuno, scrivendo una recensione da qualche parte. Insomma, non poniamo limiti alla vostra fantasia e creatività. Direi che anche per questa 727 è tutto. Vi avevo detto che avrei, vi avrei parlato di da dove arriva il concetto di Emi Studio Liguria 1, ma oggi non ce n'è tempo, lo faremo un'altra volta. Intanto, dal Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Soleri. Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio. E dai castelli romani, un ciao da Giulio Cubini. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.